riparte. Il gruppo storico La Pandolfaccia ce l'ha messa tutta e dopo il rinvio dell'iniziativa a causa del maltempo ha riprogrammato le serate medievali del Palio delle Contrade. Fanesi e turisti potranno fare un tuffo nel passato nelle tre giornate del 16, 17 e 18 agosto. Nel cuore del centro storico dal lunedì arriverà Pandolfo III Malatesta che inviterà tutto il popolo a spettacoli di bandiera, giocoleria, esibizioni di giullari e falconieri. Un evento ricco di attrazioni per un pubblico di ogni età. Lunedì 16 alle ore 19 si apriranno le porte della corte malatestiana dove tutti i visitatori e tutte le persone che verranno venirci a trovare fino alle ore 24 avranno la possibilità di vedere uno spaccato di vita medievale. Quindi all'interno della corte malatestiana e anche un po' nei giardini leopardi potranno vedere tutto quello che era la vita all'interno della corte malatestiana nel 1400. Ci sarà anche la possibilità di visitare il museo che sarà aperto occasionalmente per questa cosa e visitare il museo che contiene all'interno tanti reperti anche malatestiani, medievali e non solo. Dalle ore 21 in piazza 20 settembre, previo l'acquisto e prenotazione del biglietto gratuito online sull'applicazione Live Ticket, si potrà vedere uno spettacolo. Lo spettacolo non sarà soltanto il nostro, ma sarà un insieme di artisti che proporranno le loro arti, i giocolieri. Ci sarà un bravissimo giocoliere di Fano, che non svelo il nome per sorpresa, però è famoso in tutta Italia, quindi ci sarà anche da noi e i nostri spettacoli. Martedì invece altra serata sia alla Corte Malatestiana che in piazza 20 settembre. Tutti gli eventi saranno gestiti nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, le quali prevedono anche l'esibizione del Green Pass insieme a un valido documento d'identità. La prima serata è molto più spettacolare, la seconda serata è incentrata sui festeggiamenti del matrimonio di Pandolfo III, che è quello che noi rievochiamo, e tanti spettacoli, bei momenti, e sempre logicamente su prenotazione e previo acquisto insomma del biglietto gratuito online sulla piattaforma Live Ticket. Infine, mercoledì 18 agosto ci si sposterà a Rastatt sul lungomare di Sassonia, dove alle 21.30 andrà in scena La Notte Medievale, una lunga serie di spettacoli a cura della Pandolfaccia nell'ambito del progetto Elucema alle Stelle. Il biglietto avrà un costo di 4 euro e tutti i dettagli sono disponibili sul sito paliodelecontradefano.it.